Cioè, ma ragazzi, dai. Cioè, sta storia che il videogioco è arte, è maturo, deve essere maturo, si sta evolvendo, è al pari del cinema, tutte ste robe che sento da delle persone di 40 anni. Ma non è che sono ancora un po' traumatizzati dal fatto che i videogiochi nella nostra epoca erano solo per bimbi di merda e quindi vogliono giustificare il fatto che a 40 anni giocano ai videogiochi? Sì, mi sono posto questo dubbio, che sia questo il motivo, perché parlare del videogioco in questi termini è veramente un insulto al videogioco, perché il videogioco ha una propria dignità, il videogioco non è al pari di un film, non è al pari di un'opera d'arte, il videogioco è il videogioco, ha una sua dignità complessa di miscuglio di arti, anzi per me, quanto mi riguarda, da appassionato di videogiochi, posso pur dire che caga in testa al cinema, caga in testa all'arte, il videogioco è superiore. Appassionato di videogiochi, quindi io mi aspetterei da chi appassionato di videogiochi piuttosto che sminuirlo paragonando a un'opera d'arte o sminuirlo paragonando a un prodotto cinematografico, ne esaltasse la qualità. Perché il videogioco è il videogioco. E poi mi viene da ridere perché giustificare il fatto che a 40 anni, a 30 anni giochi ai videogiochi? Perché giustificarlo? Il videogioco ormai non è più un prodotto per bambini. Forse lo era all'epoca per bimbi di merda, ma ormai quei bimbi di merda di epoca Nintendo, Atari 2007, i bimbi di merda che giocavano alla PlayStation come il sottoscritto, sono cresciuti. Io sono padre di famiglia, ho una figlia. Quindi i bimbi di merda che giocavano ai videogiochi, a quei prodotti per bambini, ora sono adulti e continuano a giocare ai videogiochi. Noi siamo adulti, continuiamo a giocare ai videogiochi. Quindi, perché ci dovremmo vergognare di essere videogiocatori? Lo chiedo a tutti voi che rompete le scatole con questa storia: il videogioco è arte, il videogioco è al pari di un'opera cinematografica. Perché vi vergognate? Guarda, ve lo dico a cuore aperto, perché i vostri discorsi sono stupidi e offensivi verso il videogioco. Perché ha una sua dignità, ha una sua importanza sociale ormai. Fa parte del tessuto sociale. Chiunque ormai gioca ai videogiochi, chiunque, chiunque dagli adulti ai bambini. Quindi non c'è più niente da giustificare. Il videogioco è un'istituzione ormai. Ormai il videogioco è cosa comune, fa parte della società. Vediamo il videogioco che va oltre. Per l'appunto, il cinema è così messo male che è costretto a fare film basati su videogiochi. Personaggi dello spettacolo o personaggi che vogliono aver successo sono costretti a passare attraverso il videogioco. Vediamo su Twitch che ci sono pornostar, modelle, artisti, cantanti che giocano ai videogiochi per far ricordare che loro esistono. Quindi il videogioco è più importante di qualsiasi prodotto in questo periodo storico esistente sul mercato. Perché giustificarlo? Perché doversi vergognare di essere videogiocatori? Ormai il videogioco è istituzione, non prendiamoci in giro. Fa parte della nostra società e va ben oltre il semplice prodotto per bambini. È intrattenimento per adulti, per teenager e per minorenni. E poi, soprattutto, noi siamo ancora quei bimbi di merda, perché i bambini giocano a Call of Duty, mentre noi aspettiamo ogni anno il nuovo gioco dei Pokémon.